il desiderio del cielo. Il desiderio del cielo di incontrare, in realtà, perché quando noi siamo carmelitani, messaggeri dello Spirito Santo, allora viviamo questa vita di intimità con il Signore. Gustiamo della presenza di Dio dentro di noi, nell'adorazione, davanti a noi. E allora la voglia di stare con Lui per sempre, questo mi mantiene fedele, perché io voglio stare con Lui per sempre. Io non voglio stare lì per sempre da sola. Io voglio portare tante anime insieme a me, perché tante anime possono fare la stessa esperienza che io faccio tutti i giorni di questo Dio che mi ama, che fa tutto per me, che è con me in tutto il tempo, tutto il momento. Lui è presente, no? E allora anche nei momenti più difficili della mia vita ho provato la fedeltà di Dio che era con me, e questo, diciamo, riavviva la scintilla di Dio dentro di me, e questo mi mantiene fedele, perché io voglio Lui, io voglio Lui per sempre. Però vogliamo anche sapere di Sara Manuela, la domandina che facciamo. Ci dobbiamo riagganciare un po' a quello che dicevo l'altra volta, no? Cosa mi mantiene fedele? Quell'amore, quell'esperienza d'amore che ho fatto con Dio inizialmente, è proprio quella scintilla, quella fiamma che mi mantiene ad essere fedele nonostante tutto, no? Nonostante tutto quello che possiamo vivere durante la vita, perché la nostra vita non è rose e fiori, no? Come la vita di ogni essere umano, se ci sono le difficoltà da affrontare, ci sono le crisi che grazie a Dio passiamo, ci sono le cose di ogni giorno, no? Che si devono vincere, le sfide con se stesso, le sfide nella vita comunitaria, le sfide nella nostra vita quotidiana. Ma quello che mi mantiene fedele personalmente è proprio questa fedeltà di Dio nei miei confronti. Se Dio mi è fedele, se io sono fedele a Dio nelle piccole cose, avere la certezza nel cuore, no? Quello che mi ricorda sempre la mia santa, come dico, Santa Teresina, no? Se Dio mi è fedele nelle piccole cose, io sono fedele a Lui nelle piccole cose, ancora di più. Lui mi chiederà di più sicuramente, perché quando siamo fedeli nel poco, Lui ci dà sempre di più, no? Ci chiede sempre di più. Però se sono fedele a Dio nelle piccole cose di ogni giorno, sperimenterò, faccio esperienza della sua fedeltà costante e eterna. E questa ricerca della santità, questa sete di santità che praticamente vogliamo il cielo, no? Come diceva Sor Marlì, vogliamo essere santi, cioè, è solo, questo è lo scopo della nostra vocazione, prima di tutto come cristiani, della nostra vocazione come carmelitani, messaggeri dello Spirito Santo, di ricercare la santità, no? Di essere sempre più presenza di Dio su questa terra. E quindi se vogliamo essere questo, dobbiamo fare questa esperienza costante dell'amore di Dio, e questa esperienza forte dell'amore di Dio è ciò che veramente è quell'ancora a cui mi aggrappo ogni volta, e dire: Signore, fino alla fine io voglio essere con te, voglio essere qui in questa strada che tu hai tracciato, alla quale tu mi hai chiamato. E c'è un'altra cosa, no? Perché noi non vogliamo andare In da cielo solo, sole, insieme, vogliamo no? andare insieme, tutti insieme, Ci vogliamo. sono i santi carmelitani che dicono che la Madonna butta lo scapolare e ci tira, ci aggrappiamo per il freddo. Diciamo così: buttiamo lo scapolare affinché io tiro te e tu mi tiri.